caffè, Fadi? Fadi un caffè, una delizia che ti sfizia. So, stai qui da 5 minuti con quella faccia triste, così tutta battuta, mi chiami Piero, vieni, aiuto, tu sei l'amico più bravo, più buono, che mi ascolta, me e non parli. Mi dici che è successo? Piero, ho un problema. E l'ho capito che è un problema, ma mi vuoi dire che cosa è successo? Mi sono separata da mio marito. Ti sei separata da Giovanni? Oh, Madonna Santa, dopo tanti anni. Sì. Con Giovanni. E su, il motivo qual è? Il motivo? Compatibilità di carattere. No, scusa, forse vorresti dire incompatibilità di carattere. No, proprio compatibilità di carattere. No, scusi, Lia, non sto capendo. Cioè, mi spieghi bene che cosa è successo? Siamo troppo compatibili. Allora, per esempio, a me piace il vino? Sì. Pure a lui. Sì. Mi piace ballare? Sì. Pure a lui. Sì, pure a lui, è giusto. Mi piace il teatro? Sì. Pure a lui. Vabbè, ho capito, ma il vero motivo per cui vi siete lasciati qual è? Piero, a me piacciono gli uomini? Sì. Pure a lui. E vabbè, mi dispiace, succede. You've got a way to keep me on your side. Maresciallo, un'emergenza, maresciallo, penso ci sono altre persone. Non sto capendo niente. Parlo di che cosa è successo? No, stai calmo. Maresciallo, sulla tangenziale un'enorme macchia d'olio. Ma a che altezza? Volate fuori da questo ufficio. Sì, maresciallo. Sparite, fuori dai piedi, e prendetevi 3 giorni di ferie. Anzi no, 7 giorni di ferie, 8! Piero, che cosa ti è successo, Piero? Sapessi. Ma guarda, l'occhio nero, il cerotto. Ma è successo qualcosa di grave? Diciamo che è successo qualcosa di grave. Ma chi è stato a ridurti in questo stato? Chi è stato? Chi è stato? Mia moglie. Tua moglie? Ma io pensavo che tua moglie stesse in vacanza. Anch'io l'ho pensato. Mi ha fatto una sorta da caricata, ma fuori. Però, Piero, pure tu, Piero. Vabbè, Daniele, mo sto andando all'oculista a far vedere l'occhio. E vai. Sì. E mi raccomando, va Piero, bene. Mi raccomando. Ciao, Daniele. Ciao. Grazie, Daniele. D'accordo. Ma che bello. Questo è il salone. È bellissimo. È vero, ti piace? Un sacco, tesoro. Bellissimo. Mia madre. Tua madre? Sì. Ma è possibile che alla tua età tua madre ti faccia tutti questi casini quando porti a casa una nuova fidanzata? No, mia madre non è niente. Come? Tu devi sentire mia moglie il casino che fa. Tua moglie? Ma come tua moglie? Ma tua moglie me l'avevi detto? Ma che vergogna! Un cantino.
Un attimo solo. Un minuto. Questi? Respiri. Mo. Respiri profondamente. Mia cara signora, guardi che io non trovo niente, come dire, di anomalo. Per me lei sta bene, sta molto, molto bene. Il problema suo qual è esattamente? Mi dica. Sì. Ora ti spiego. Sì, sono qua. Il mio vero problema. Sì. Che ogni volta parlo con un uomo mi viene una voglia incredibile di sesso. Ah. Senta, mi può ripetere il problema che io vado un attimo di qua? Signora? Dica, dica. Allora. Sì. Ogni volta. Sì. Che parlo con un uomo. Sì. Mi viene una voglia incredibile. Sesso. Sì, signora. E lo ripeto ancora una volta? Allora, dottore. Sì. Io ogni volta che parlo con un uomo mi viene una voglia incredibile di sesso. Sì. E poi? E poi? Sì. Lei pensa di avere una cura idonea? Sì, signora, io penso proprio di avere una cura idonea. E qua la mettiamo subito in opera. Fadi un caffè, una delizia che ti sfizia! Sì. Da tagliare. Sì, ci deve scusare, ma la carne di cavallo era finita. Questo è il carretto. Signora, mi dici lei come faccio a tagliare questa carne? Vuole una sega? Magari, però più tardi. Adesso magari mi fa fare una bella patata al forno. La patata. Una bella patata al forno, bella tutta. Proviamo. Ha ha ha!
Buongiorno. Un attimo, signore, che stiamo a fare il video. Buongiorno signora. Buongiorno. Salve. Cortesemente, il conto della camera 603. Sì, 603, subito signora. Sì. L'avevo giusto appunto preparato, dove sta? Eccolo qua, ecco qui a lei. Grazie. Rimasta contenta signora? Contentissima, gentilissimi. No, grazie, grazie. Sì. Senta però, c'è un errore. Come? Guardi. Dice supplemento TV 100 euro. Eh sì, quello è giusto, supplemento TV 100 euro. Ma io non avevo la TV in camera. Sì, però siccome noi stiamo raccogliendo i soldi per comprare la televisione nuova, così magari la persona che viene lo trovo già in camera di televisione. Che simpatico! E dovrei pagarlo io? Eh sì, cioè, a suo buon cuore. Ma... diciamo che è così. Buongiorno, ciao Elena, sono Paolo, Paolo di Bari, senti, ho 55 anni e premetto che il tuo numero me lo ha dato una nostra amica in comune. Ma? Voglio dirti che sono un uomo serio e onesto e la verità sto cercando un'amica sposata per fare amicizia e per fare magari quattro chiacchiere. Perché? Tua moglie è muta? Ma ci vuole sto scemo. Ho fatto la pipì, ho chiuso la porta e la luce si è spenta da sola. Perché sono andato da che ho aperto e ho chiuso la porta. Aspetta. Eh? Di nuovo. Che cosa? Pasqua, di nuovo hai pisciato nel frigorifero. Nel frigorifero hai pisciato, Pasqua. Frigorifero. Tu hai pisciato il frigorifero. Ma io per esempio che quello, perché devo la pipì che devo fare? La pulire. No, Pasqua, non c'è sta. E ho fatto la... No, Pasqua. L'ho fatto della bottiglia, no. Ma che se non c'è il frigorifero, domani l'abbiamo fresco. No, Pasqua. E vuoi la pulire, amore? Non pulisci, Pasqua. Aspetta, No, Pasqua. Sta a dormo, Pasqua. La porta qua, la messa. Hai pisciato solo,
Caffè Fadi. Fadi un caffè, un vero piacere. Altro che me. Dentro la mia testa c'è questa canzone che a tutti voglio far cantare. Presto accendi adesso la televisione, queste note canteremo insieme a voi. Ueli, uele, uela, siamo belli e siamo qua. Ueli, uele, uela, il mondo canterà. Viaggiando su e giù col nostro carrozzone, fra tanta gente e cento città, con le telecamere e il registratore, allegramente abbiamo girato sto uelà. Ueli, uele, uelà, siamo tanti e siamo qua. Ueli, uele, uela, tutto il mondo riderà. Dai su, sorridi e non stare giù, stai su. Segui la nota e poi salta su. Dai forza, vieni con noi. Dentro la mia testa c'è questa canzone che a tutti voglio far cantare. Presto accendi adesso la televisione, queste note canteremo insieme a voi. Ueli, uele, uela, siamo belli e siamo qua. Ueli, uele, uela, tutto il mondo canterà. Dai su, sorridi e non stare giù, stai su. Segui la nota e poi salta su. Dai forza, vieni con noi. Viaggiando su e giù col nostro carrozzone, fra tanta gente e cento città, con le telecamere e il registratore, allegramente abbiamo girato sto uelà. Yeah! Ueli, uele, uela, siamo tanti e siamo qua. Ueli, uele, uela, tutto il mondo riderà. E lo sai che ci sta? Ora ci sta uelà. Yeah!